Picchiarsi ai distributori di benzina dopo ore di coda in attesa di fare rifornimento. Accade nell'autunno del 2021 in Gran Bretagna, dove anche Cristiano Ronaldo non riesce a far fare il pieno alla sua Bentley. Il corrispondente da Londra, Luigi Ippolito, ci spiegherà perché, mentre un imprenditore italiano ci racconterà le difficoltà che affronta ogni giorno da quelle parti dopo la Brexit. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di martedì 5 ottobre, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Luigi Ippolito, che cosa sta succedendo a Londra? A Londra, in tutto il sud dell'Inghilterra, continuano a esserci lunghe code ai distributori di benzina. Oltre il 20% dei distributori a Londra e dintorni sono completamente a secco, altri hanno difficoltà a rifornire a sufficienza gli automobilisti, ma non è soltanto la benzina che scarseggia, ci sono problemi nei supermercati, scaffali vuoti, soprattutto prodotti freschi stentano ad arrivare, ma perfino l'acqua minerale. L'altro ieri mia moglie è tornata dal supermercato, mi ha detto: è finita l'acqua minerale, da domani acqua di rubinetto. Quindi ci sono problemi di approvvigionamento a diversi livelli, cominciano a scarseggiare anche gli alimentari, il cibo nelle mense per i poveri, insomma è una situazione di difficoltà generalizzata. Quali sono le cause di questa difficoltà? Le cause di questa crisi, perché è il caso di chiamarla una vera e propria crisi che sta attraversando l'Inghilterra, sono insieme la pandemia e la Brexit. Perché queste difficoltà non sono tanto difficoltà dovute al fatto che manca la benzina o mancano i prodotti. La benzina in realtà c'è. Il problema è di catena distributiva. Non si riesce a far arrivare i prodotti nei punti vendita. La questione è che mancano i camionisti. Non c'è più nessuno che porta le merci o la benzina a destinazione. Questo è dovuto alla pandemia, perché in Gran Bretagna lavoravano decine di migliaia di autotrasportatori europei che col Covid se ne sono tornati nei paesi di origine. A ciò si aggiunge la Brexit, che ha introdotto forti restrizioni alla libertà di movimento delle persone, e quindi tutti questi lavoratori a migliaia che se ne sono tornati nei paesi d'origine europei non rientrano a lavorare in Gran Bretagna perché scoraggiati dalle difficoltà burocratiche della Brexit. Quindi si è creato un problema di carenza di manodopera in molti settori, per cui non soltanto nel settore dei trasporti e della distribuzione, ma anche per esempio nella ristorazione, negli alberghi. Mancano tantissimi camerieri che fino ad ora erano in gran parte europei, per cui ci sono ristoranti che lavorano a singhiozzo, che magari restano chiusi per il pranzo o fanno orari ridotti perché non riescono a servire a sufficienza i clienti. Le difficoltà del settore della ristorazione sono ben note a Francesco Buonpane, proprietario di Caffè Latino, una catena di bar italiani a Londra. A Francesco Giambertone, Buonpane ha raccontato i problemi che deve risolvere quotidianamente. Alcuni ritardi sui prodotti, problemi con il trovare lo staff. Nello step successivo alla Brexit, quello della pandemia, tanti ragazzi sono italiani, sono tornati a casa per paura del contagio, per paura di questa incertezza che creava questo periodo. Quindi oggi ci troviamo in forte difficoltà nel reperire il personale, nel reperire lo staff. Ogni giorno stiamo facendo delle interviste per assumere sempre più ragazzi che alzino anche gli standard qualitativi all'interno del bar. In questa fase sono per lo più inglesi, portoghese e uno spagnolo, per cui no, in questa fase non abbiamo italiani nello staff. In questa apertura noi speravamo tanto di trovarli, perché devo dire che nell'hospitality gli italiani hanno una marcia in più. Per Buonpane la mancanza di risorse e di personale ha un'altra spiegazione. Per i prodotti c'è bisogno di una macchinosa documentazione, quindi la burocrazia ritarda gli arrivi perché c'è tutta una procedura da seguire
dopodiché rimane in stock la merce nella dogana e quindi quello che noi avevamo presso i nostri punti vendita in 4 giorni lavorativi, oggi siamo arrivati a 15-20 giorni. Quindi parliamo di biscotti, dolci di ogni genere, il caffè anche. Abbiamo messo in stand-by la fornitura del caffè che proveniva dall'Italia per approvvigionarci qui in UK. Da qui il giudizio abbastanza definitivo dell'imprenditore italiano sulla Brexit. È stato un autogol a tutti gli effetti quello che ha fatto il Regno Unito nel uscire dall'Europa, anche perché penso che prendeva solo il meglio dall'Europa, quindi aveva una propria moneta, delle regole ben definite, arrivavano contributi, arrivavano ragazzi da tutta l'Europa che volevano sì imparare la lingua ma anche lavorare nello stesso tempo, per cui erano sicuramente risorse e un valore aggiunto per tutte le imprese, soprattutto nell'hospitality. Io credo che in questa fase il governo debba fare un mea culpa e rivedere la situazione dell'immigrazione, nel senso che se i ragazzi che presentano una candidatura per venire in UK per studiare o per fare esperienze lavorative o integrarsi a tutti gli effetti in un paese e abbiano dei requisiti, mantenendo un contratto costante lavorativo e pagando le tasse, penso che abbiano tutti i requisiti. Luigi Ippolito, torno da te. Quali sono state finora le mosse del governo per contenere i disagi? Allora, il governo Johnson ha reagito prendendo delle misure a breve termine. Innanzitutto ha fatto intervenire l'esercito. Circa 200 militari sono stati mobilitati per guidare le autocisterne e portare la benzina finalmente nei distributori. Poi hanno anche deciso di concedere visti a breve termine a migliaia di camionisti e altri lavoratori in modo da incoraggiarli a tornare in Gran Bretagna. Questo è in un certo senso una marcia indietro rispetto alla Brexit, perché la Brexit, appunto, il punto cardine era la fine della libertà di immigrazione. Quindi visti a breve termine a migliaia di lavoratori europei. Però queste sono soluzioni appunto a breve per superare le difficoltà del momento. In realtà Johnson sta cercando di capitalizzare la crisi sul piano politico dicendo: quello che dobbiamo fare è dare lavoro ai britannici alzando i salari, innalzando gli stipendi per attrarre i britannici a fare quei lavori che fino a ieri erano svolti dai lavoratori europei. Quindi ha detto basta a un modello economico basato sulla manodopera a basso costo che arriva dall'Europa, invece utilizziamo la forza lavoro domestica incentivandola con salari più alti. Quindi sta cercando di rovesciare la crisi a suo favore e c'è la possibilità che domani al Congresso conservatore annunci addirittura l'innalzamento del salario minimo, perché in Gran Bretagna c'è il salario minimo che è anche molto alto, quindi potrebbe addirittura annunciare un ulteriore aumento del salario minimo proprio per attrarre lavoratori domestici. Come sta reagendo la popolazione? I britannici stanno reagendo, devo dire, sostanzialmente con pazienza, nel senso che abbiamo avuto episodi spiacevoli alle pompe di benzina, ci sono state delle risse, gente che cercava di saltare la fila. Io ho visto file molto ordinate, molto calme, e mi diceva un deputato conservatore, lui si aspettava di vedere una valanga di email di protesta, invece mi diceva quasi niente. Johnson non ha escluso che la crisi possa arrivare fino a Natale, in questo caso si teme quello che molti cominciano a chiamare un inverno dello scontento, perché alla carenza di benzina, di prodotti nei supermercati si stanno sommando l'aumento dei prezzi della luce, del gas. Johnson ha aumentato recentemente le tasse per ripianare il buco della sanità, quasi una tempesta perfetta che si sta addensando sul governo Johnson, che però, va detto, fino ad adesso sembra non vedere la sua popolarità intaccata. Bisogna vedere se riuscirà a superare rapidamente questa crisi oppure se invece questa crisi protraendosi potrebbe portare a difficoltà politiche serie per Boris Johnson. Grazie Luigi Ippolito. Oggi finiamo qui.
Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera, a cura di Tommaso Pellizzari. Produzione di Carlo Annese. Montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi. Iscriviti alla serie nella tua app preferita. Riceverai ogni mattina la notifica dell'uscita di un nuovo episodio e potrai anche impostare il download automatico.